A Milano siamo al sesto del secondo tempo, ancora 1-1 fra Inter e Sampdoria. Le reti segnate da Boni al 35esimo e da Boninsegna al 44esimo su calcio di rigore. L'Inter aveva iniziato molto bene, nel primo quarto d'ora aveva prodotto gran gioco e almeno tre occasioni da rete. Mazzola al quarto, tu per tu con Battara, era stato anticipato dal portiere sampdoriano. Boninsegna al sesto e al nono aveva sfiorato con colpi di testa i pali della porta della Sampdoria. Poi col passare del tempo si affievoliva la spinta dell'Inter, la Sampdoria creava una barriera a centrocampo lanciandosi di quando in quando in contropiede ma senza particolari velleità, tanto che il suo primo vero tiro a rete lo effettuava il libero Lippi al trentesimo. Poi a sorpresa al 35esimo il gol della Sampdoria. Boni, a 4-5 metri dalla linea dell'area dell'Inter, non sapendo quale compagno servire, tirava direttamente a rete un gran tiro in diagonale che sorprendeva Bordon, insaccandosi alla sua sinistra nonostante il tentativo di deviazione. L'imbattibilità del portiere dell'Inter è così durata esattamente 490 minuti. Rabbiosa la reazione dell'internazionale al 42esimo e Pellizzaro ad impegnare Battara che con l'aiuto di Lippi devia in angolo. È sugli sviluppi di questo calcio d'angolo che l'Inter pareggia. Cross di Mazzola, mischia in area della Sampdoria, una mischia paurosa, e l'arbitro, il signor Lattanzi, vede una mano di Casone o di Lippi e decreta il rigore. È un classico caso da moviola, proteste violente dei sampdoriani che rimediano soltanto a munizioni in serie. Tira Boninsegna e pareggia ed è 1-1 col quale si conclude il primo tempo. Assistono all'incontro circa 40.000 spettatori, il cielo è leggermente coperto, il terreno è in buone condizioni. Ripetiamo il risultato quando siamo al settimo del secondo tempo, ancora 1-1 fra Inter e Sampdoria. A voi Roma. In questo avvio di ripresa la Lazio comunque si sta dimostrando molto più pericolosa del primo tempo. Attenzione Luzzi, qua è San Siro, all'ottavo del secondo tempo. Corso ha portato in vantaggio l'Inter che sta così conducendo per 2-1 sulla Sampdoria. A te la linea. 0-0 tra Atalanta e Bologna, voi San Siro. A Milano siamo al sedicesimo del secondo tempo e ancora cambiato il risultato. L'Inter ha arricchito il suo buttino, conduce adesso sulla Sampdoria per 3-1. La terza rete è stata segnata ancora su rigore ed ancora una volta da Boninsegna, esattamente al 12esimo minuto di gioco. Avevamo interrotto precedentemente Roma per avvisare del secondo gol dell'Inter segnato all'ottavo minuto da Corso. Su azione personale Corso è entrato in area della Sampdoria, ha lasciato poi partire un tiro molto preciso, angolato, che Battara, il portiere blucerchiato, non ha potuto fermare in quanto coperto da Lippi. Poi al 12esimo il secondo rigore a favore dell'Inter, l'azione sulla destra è stata di Pellizzaro, messo a terra da Sabatini. Anche in questa occasione l'arbitro, signor Lattanzi, è stato inflessibile, ha indicato il dischetto del rigore, ha battuto Boninsegna, ha fatto centro e ha portato così a 3 le reti dell'Inter. Ricordiamo che in precedenza, sempre per quanto riguarda il secondo tempo, le due squadre avevano avuto una buona azione per parte, un'azione per segnare, con Fotia, la Sampdoria al secondo, Fotia lanciato da Lodetti, il suo gran tiro era stato deviato in angolo da Bordon. Al quinto l'Inter con Boninsegna che si era trovato tutto solo davanti alla porta della Sampdoria, porta spalancata in quanto Battara era uscito dai pali ed aveva messo fuori sul fondo le due squadre. Per quanto riguarda le formazioni, l'Inter ha in campo gli stessi 11 giocatori che avevano giocato giovedì scorso a Vicenza. Nella Sampdoria rientra Lippi ma manca Salvi, che è sostituto da Casone. Siamo al 17esimo del secondo tempo, 3-1 per l'Inter sulla Sampdoria. A voi Roma. Ripeto il risultato al 21esimo a Bergamo, Atalanta 0 Bologna 0. A voi Milano. A Milano siamo al 22esimo del secondo tempo e numericamente il risultato è cambiato ben due volte. L'Inter adesso sta conducendo sulla Sampdoria per 4-2. Al 18esimo riduce la distanza per la Sampdoria il terzino Santin, che è il controllore di Boninsegna. Santin si porta in avanti e dal limite dell'area lascia partire un tiro molto preciso che si infila fra il palo alla sinistra di Bordon e il portiere dell'Inter lanciato in tuffo. È un'azione quasi simile a quella che aveva permesso alla Sampdoria di passare in vantaggio nel primo tempo con Boni. Al 20esimo Boninsegna, controllato da Santin, riesce a liberarsi con molta abilità del difensore in sacca ed è così il terzo gol della giornata per Boninsegna. Siamo al 22esimo, l'Inter conduce sulla Sampdoria per 4-2. A voi Roma. A Bergamo Atalanta 0 Bologna 0. A voi Milano. A San Siro siamo al 27esimo del secondo tempo, questa volta il risultato non è cambiato, l'Inter conduce sempre sulla Sampdoria per 4-2. Questo secondo tempo è veramente più piacevole, soprattutto più giocato del primo, bastano a dimostrarlo le 4 reti signora segnate. Le due squadre non adottano schieramenti difensivi particolari e fanno a chi segna di più. Per ora, come detto, siamo sul 4-2. Un minuto fa Suarez, con un gran tiro da 25 metri, ha colpito la traversa della porta dell'Inter. 27esimo, 4-2 per l'Inter sulla Sampdoria. A voi Roma. A voi Milano. A Milano siamo al 32esimo del secondo tempo, il risultato è ancora cambiato, c'è stato un altro gol. Adesso l'Inter sta conducendo sulla Sampdoria per 4-3.
a ridurre le distanze per la Sampdoria è stato al 30° Lippi. L'azione è stata di Suarez, che è entrato nell'area dell'Inter, ha tentato di scartare un difensore, non vi è riuscito, ha appoggiato loro la palla indietro per il libero che ha tirato basso e teso ed è riuscito a segnare, ed è il 4-3. Un minuto dopo la Sampdoria per poco non ha pareggiato, lo detti a Cristine, che è riuscito a tirare nonostante fosse marcato molto bene da Giubertoni, ma il pallone è terminato a fil di palo sul fondo, e proprio un secondo fa c'è stata un'altra azione della Sampdoria con Lodetti. Ripetiamo, siamo al 32° del secondo tempo, l'Inter sta conducendo sulla Sampdoria per 4-3. A voi Roma. A San Siro siamo al 37° del secondo tempo, questa volta non è cambiato il risultato, non c'è stato nessun gol, l'Inter conduce sempre sulla Sampdoria per 4-3. La Sampdoria ha aumentato il ritmo delle sue azioni, e lei adesso che attacca, avanzano anche i difensori ed è stato Negrisolo a sfiorare il gol del pareggio due minuti fa con un tiro terminato sul fondo dopo aver sfiorato il palo. 37° del secondo tempo, Inter 4 Sampdoria 3, a voi Roma. Con un colpo di tacco a servire Riva, l'azione però attenzione non riesce. Attenzione a Meri, scusa, è San Siro che interviene, e siamo a 5 minuti dalla conclusione dell'incontro e la Sampdoria fruisce adesso di un calcio di rigore. C'era stata un'azione di Suarez, un tiro ribattuto dalla difesa dell'Inter, poi da Bordone che era affiancato da uno suo compagno di squadra che evidentemente ha toccato il pallone con la mano, e l'arbitro, signor Lattanzi, dopo aver accordato due rigori a favore dell'Inter, ha scordato adesso un rigore a favore della Sampdoria. Il pallone già sul dischetto degli 11 metri, sarà Suarez il giocatore incaricato di battere questo tiro. Ricordiamo che il risultato è adesso di 4-3 per l'Inter sulla Sampdoria. Ecco l'arbitro che fa rispettare la posizione a tutti i giocatori, ha fischiato, Suarez che parte, eccolo sul pallone, tiro, rete. Suarez ha segnato ed ha pareggiato per la Sampdoria quando mancano 4 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro. Il risultato adesso è di 4-4. A te Ameri. A San Siro siamo a 2 minuti dalla conclusione dell'incontro, il risultato è di 4-4 fra Inter e Sampdoria. Ricordiamo che il pareggio per la Sampdoria è stato ottenuto su calcio di rigore battuto da Suarez. Adesso è l'Inter che tenta di riportarsi sotto per ritornare in vantaggio. Null'altro da segnalare, meno di 2 minuti alla conclusione dell'incontro, ancora 4-4. A voi Roma. Ripeto il risultato, a 30 secondi dalla conclusione, Atalanta 0 Bologna 0, a voi Milano. A San Siro la partita si è conclusa, risultato finale Inter e Sampdoria 4-4. A voi Roma. A San Siro il risultato finale Inter e Sampdoria 4-4, una partita incredibile, 8 gol di questi tempi non sono cosa da poco, anche se 3 realizzati su calci di rigore, ma è stata stupefacente soprattutto l'andamento della partita, con l'Inter che domina il primo quarto d'ora e poi si perde in un gioco improduttivo, la Samp che segna per prima, l'Inter che pareggia su un calcio di rigore contestato e poi all'inizio del secondo tempo segna altre 2 reti e quindi sembra fatto per i campioni d'Italia, ma la Samp non la pensa così e batti e ribatti e giunge al pareggio, la vendetta di Heriberto Herrera che arriva proprio a 4 minuti dalla fine, manca dirlo, su calcio di rigore. A questo punto non c'è che da riepilogare le reti, nel primo tempo hanno segnato al 35° Boni per la Sampdoria, pareggia al 44° Boninsegna su rigore per l'Inter, nel secondo tempo 6 reti, all'8° Corso, al 12° Boninsegna ancora su rigore, al 18° Santin, al 20° Boninsegna questa volta su azione, al 30° Lippi e al 41° l'ultimo gol, il pareggio per la Sampdoria ottenuto da Suarez su calcio di rigore. Calci d'angolo 9-1 per l'Inter, nel primo tempo 5-0, arbitrato il signor Lattanzi. A voi Roma.